Presentare il mio libro, a sostenere un candidato. Io sono qui a rappresentare il lavoro del governo, a raccontarlo alla nostra comunità. Devo dire, capisco anche le tensioni campanilistiche, esistono dappertutto. In democrazia si risolvono in una sola maniera, col voto. Si vota. E il voto dirà poi inequivocabilmente chi aveva ragione e chi aveva torto. Non lo giudico io, lo giudicate voi. Quindi da questo punto di vista parliamo di cose concrete. Parliamo della crisi che sta attanagliando il mondo e anche il nostro paese. Parliamo di quello che sta facendo il governo, di quello che ha fatto il governo e quello che farà il governo. Vedete, mentre eravamo qui ho fatto un'intervista a Repubblica in cui ho commentato in parte le preoccupazioni del Cardinale Bagnasco rispetto alla situazione sociale del paese. Io ho una grandissima ammirazione per il Cardinale Bagnasco e per la missione sociale della Chiesa. E in questa intervista che leggerete domani ho cercato di chiarire la mia posizione, che poi è la posizione del governo e che è anche la posizione di un economista, persona, un economista del lavoro. Mi considero una persona per bene, una persona che non gioca con i numeri e cerca in coscienza di capire come stanno le cose. Allora vi anticipo l'intervista di domani, quindi avete questo piccolo brivido se volete. La crisi vera e propria dura da 4 trimestri. Inizia, c'è cioè il segno meno nella dinamica del reddito, inizia tra il secondo e il terzo trimestre del 2008, l'anno scorso. Negli anni precedenti c'era stato un buon andamento della crescita, gli anni di Prodi, tanto per dirlo, il 2006-2007, erano stati anni buoni, la crescita attorno al 2%. Erano gli anni dei tesoretti, vi ricordate, gli anni della distribuzione a pioggia dei tesoretti. Bene. I primi 2 trimestri del 2008 sono decrescenti, da questo 2 si va verso lo 0, e tra giugno, luglio, agosto del 2008 dallo 0 si arriva al sotto 3, al segno meno. Gli ultimi 2 trimestri del 2008 sono negativi, che portano alla chiusura del 2008 con un meno 0,3-0,4, non mi ricordo. Il 2008 è quasi a zero, non positivo ma neanche particolarmente negativo, perché risente di 2 trimestri buonini, ancorché in discesa, e di 2 trimestri negativi, ancorché in maniera non troppo grande. La gravità si manifesta tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, quindi i primi 2 trimestri del 2009 sono pesantemente negativi. Ad oggi la crisi ha 4 trimestri di vita. Nessuno sa quanto può durare ancora. Se un altro trimestre, altri 2 trimestri, prima che il segno meno si riduca, si riduca, si riduca, si arrivi allo zero, poi dallo zero si vada verso il più. Cioè, l'esatto opposto di quello che è successo tra la prima parte del 2008 e la seconda parte del 2008, non si sa se tutto questo sarà effettivo nella seconda parte del 2009 per poi arrivare al segno più ai primi trimestri del 2010. Non occorre essere statistici
per capire queste cose che mi pare siano banalissime, alla portata di tutti. Bene, ad oggi la crisi dura da 4 trimestri. 4 trimestri fanno un anno, 12 mesi. Cosa è successo in questi 12 mesi? Guardate, queste stesse cose le ho dette stamattina agli industriali di Brescia. Quindi siete come gli industriali di Brescia. L'associazione industriale di Brescia, va bene? Cosa è successo in questi 12 mesi? In questi 12 mesi noi abbiamo avuto tra le 300, 400, 450 mila disoccupati equivalenti in più, cioè una gobba di disoccupazione, cioè le imprese, alcune imprese, non moltissime imprese, molte imprese hanno ridotto le ore lavorate mettendo in cassa integrazione una parte dei loro dipendenti. Il totale, come voi ben sapete, la cassa integrazione non è disoccupazione, nel senso che il cassa integrato non ha perso il titolo in età del posto di lavoro, ma è ugualmente occupato, però con un orario di lavoro ridotto e con il reddito integrato all'80%, lo sapete tutti, che la cassa integrazione funziona così. Se noi rendiamo equivalente il numero delle ore non lavorate per cassa integrazione, le riportiamo a un tempo pieno equivalente, esattamente quello che ho detto a Brescia, esattamente, e noi abbiamo circa 350.000 disoccupati equivalenti, che non sono disoccupati, che hanno un reddito all'80%, che è il reddito della cassa integrazione. Se a questi aggiungiamo invece i disoccupati e disoccupati, cioè quelli licenziati, che hanno l'indennità di disoccupazione, ma sono molti meno, noi arriviamo a circa 400.000 disoccupati, disoccupati equivalenti. Quindi il costo della crisi ad oggi è 400.000 disoccupati o disoccupati equivalenti. È tanto, è poco? Beh, per questi 400.000 è tantissimo, ovviamente, perché è gente che è, ha perso, sta perdendo il proprio posto di lavoro e in parte sta perdendo il proprio reddito. Se però noi guardiamo tutto questo e lo traguardiamo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti in Italia, i lavoratori dipendenti in Italia sono 14 milioni e mezzo. Quindi noi abbiamo un'area di sofferenza di 500.000 di lavoratori disoccupati a fronte di 14 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti. Cosa è successo a questi lavoratori dipendenti? Beh, evidentemente al netto dei cassi integrati e dei disoccupati hanno mantenuto il loro posto di lavoro, l'hanno mantenuto a tempo pieno, hanno mantenuto il loro salario e il loro reddito.